Il progetto Poni Inclusione La Mia Casa nasce per la realizzazione di una serie di interventi e di azioni a sostegno delle persone senza dimora e delle persone in condizione di grave emarginazione adulta. Si realizza in coprogettazione con la città metropolitana di Palermo, con i bracci operativi della Caritas Diocesana, che sono la Confraternita San Giuseppe dei Falegnami e la società cooperativa La Panormitana. Questo progetto pone al centro le persone senza dimora, dove la persona senza dimora è portatrice di diritti, diritti che vanno riconosciuti in prima istanza e tutelati. Questo tempo pandemico ha chiesto tanto a Caritas, perché le richieste sono state tantissime, ma per noi è il nostro pane quotidiano. Al centro mettiamo la persona, i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue necessità. E questo ha portato e porta a collaborare con tante altre realtà, con le Caritas parrocchiali, con le associazioni e anche con la pubblica amministrazione. La Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, tra i suoi scopi, ha quelli di perseguire finalità di solidarietà sociale. Uno dei compiti che l'Arcivescovo ha voluto affidare alla Fondazione è quello di instaurare collaborazioni tra enti pubblici e privati con la finalità di promuovere all'interno della città una cultura della carità e una promozione umana integrale. Credo che in questo senso debba leggersi la collaborazione e il lavoro che è stato realizzato grazie all'opportunità del progetto PON La Mia Casa nell'ambito della progettazione europea 2016-2020. Grazie a una sinergia istituzionale tra il Ministero della Famiglia, che tramite il progetto La Casa ha condiviso una progettazione molto importante per aiutare gli individui senza tetto con disagi, questo sia nella città di Palermo che anche in provincia. Ma anche l'ANCI Sicilia, nella persona del presidente, il professor Leluca Orlando, nonché nostro sindaco, ha assegnato a noi città metropolitana 80.000 euro che in concerto col sindaco abbiamo ovviamente distribuito sia in provincia per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti che in città, tramite la Caritas. 20.000 euro alla Caritas di Palermo e 60.000 euro andranno distribuiti ai comuni che hanno aderito all'iniziativa e che distribuiranno alle proprie famiglie bisognose. In più sono stati affidati alla Confraternita dei Falegnami dei beni, dei kit che avevamo già acquistato noi con i fondi FEAD e che sono, li abbiamo destinati anche alla Confraternita per distribuirli anche alle persone senza dimora, alle persone adulte senza dimora. Ma questa è un'occasione per esprimere ancora una volta apprezzamento alla Caritas, perché tanto nella prima fase quanto in questa seconda fase, speriamo che non ci sia una terza fase di acuto contagio, la Caritas ha svolto una funzione straordinaria perché ha proprio affrontato il tema dei nuovi poveri. I nuovi poveri sono coloro i quali vivevano agiatamente, coloro che gestivano un bed and breakfast, coloro che facevano le guide turistiche, coloro che facevano gli istruttori di sport. Tutte attività che consentivano un sistema di vita agiato e che improvvisamente si trovano di fronte alla dimensione dei nuovi poveri. Basti pensare che noi normalmente assistiamo per bisogni elementari 3-4.000 famiglie. Bene, nella prima fase siamo arrivati a 16.000 famiglie che sono state assistite direttamente dal comune, oltre a quelle assistite grazie al contributo della Caritas, alla quale abbiamo assegnato una parte delle risorse che ci erano state assegnate dal governo nazionale, perché la Caritas ha una caratteristica: riesce a raggiungere meglio di una struttura comunale gli invisibili. Quegli strumenti che ha Caritas non ce li ha la pubblica amministrazione, o quegli strumenti che ha la pubblica amministrazione non ce l'ha la Caritas. Quindi è stato un lavoro di integrazione, di risorse, di forze, di capacità, di competenze, di professionalità che hanno portato a lavorare per tutto questo anno. Questa collaborazione credo che sia l'aspetto più bello, più affascinante,
perché ci consente di valorizzare competenze presenti sul territorio che in qualche modo sono ancora più spinte, più motivate a sostenere lo sviluppo del territorio in comunità. Si è fatto tanto per i senza dimora. 20 anni fa, quando Caritas ha cominciato, la persona senza dimora era veramente l'invisibile. Oggi c'è stato un percorso, un cambiamento culturale, anche grazie a degli organismi come la FIOPST a livello nazionale, la FEANSA a livello europeo, che hanno riportato al centro senza dimora, rendendolo una persona visibile. Spesso la persona è incapace di riconoscere quello di cui è capace, le sue risorse. Allora il nostro compito è quello di aiutarle ad aiutarsi. E il progetto Ponne la mia casa si colloca all'interno di questa cornice di riferimento, con un'azione predominante che è quella dell'ascolto. L'accoglienza passa attraverso una relazione di incontro con l'altro, una relazione reciproca. E ecco perché abbiamo pensato insieme alla città metropolitana e ai bracci operativi di realizzare 14 centri di ascolto, 12 a livello urbano e 2 a livello extraurbano, che sono Misilmeri e Bagheria, in cui è possibile che il senza dimora venga ascoltato. Da lì provare insieme a lui, con un progetto educativo individualizzato, a liberarlo da quella che è la sua difficoltà, la sua fragilità, e provare a fare un percorso di autonomia guardando al benessere della persona. Il periodo pandemico, che è tuttora in corso, ha creato nuove forme di povertà e ha incrementato notevolmente il numero delle persone che si sono presentate al servizio. La pandemia è iniziata parallelamente all'inizio del progetto, quindi siamo stati costretti a rimodulare il servizio più e più volte, partendo da un ascolto allo sportello ascolto sul territorio, trasformando l'intervento in un centralino di ascolto fatto dal nostro domicilio. Dopo circa 2-3 mesi siamo riusciti ad acquisire gli ausili e presidi necessari per mettere in sicurezza e sanificare gli ambienti di lavoro, e siamo ritornati in loco. Fondamentalmente noi svolgevamo un lavoro di mediazione e di accompagnamento a queste persone in un percorso individualizzato. Poteva riguardare l'inserimento in un dormitorio, acquisizione della residenza virtuale, buoni pasto o buoni indumenti, o ancora kit igienico-sanitario. Il nostro obiettivo non era solo quello di aiutare la persona nello disbrigo pratiche o di inserirlo in dormitorio, era anche quello di dargli dignità. La solitudine della persona impediva che questa persona riuscisse ad uscire dalla sua situazione, e l'ascolto era lo strumento adeguato per far sì che la persona riuscisse, insomma, a rifidarsi anche della persona che si trovava di fronte. Nei corsi di formazione previsti dal progetto, ovviamente, si sono date priorità a quelle che erano le competenze che erano state individuate nell'arco della progettualità, quindi in base alle persone che erano state incontrate nei centri di ascolto, in base alla rielaborazione anche del bagaglio di competenze di queste persone, si sono selezionati dei corsi di formazione, soprattutto penso a quello di giardiniere e quello di pizzaiolo, che hanno permesso, al di là della sperimentazione delle proprie competenze, l'acquisto e lo sviluppo delle proprie competenze, hanno anche permesso di riattivare tutte quelle competenze relazionali, quindi penso alla capacità di collaborare, alla capacità di intessere delle relazioni positive che magari per strada o magari nel corso della loro vita si erano un poco inasprite. Nascono anche tutta una serie di azioni che vanno incontro al senza dimora, là dove abita, là dove vive. Ecco perché l'unità di strada è l'altra azione che abbiamo pensato di mettere in campo. È un'unità di strada mobile che gira per la città e incontra i senza dimora nelle mense o nel centro storico, dove loro sono abituati a stazionare, dove dormono. Normalmente noi partiamo dalla stazione, giriamo verso il Foro Italico, e poi ci piacerebbe arrivare a Piazza 13 Vittime e ai portici del Nautico. Tutto però dipende anche da quanto tempo ogni incontro ci richiede, perché la cosa alla quale teniamo di più ovviamente è la relazione, per cui lì dove le persone decidano di aprirsi e di
di parlare anche a lungo, noi sostiamo, non ci preme completare il giro, perché è vero che portiamo kit igienici e anche kit anti-covid, quindi le mascherine e gli igienizzanti, e ci preme portarle a più persone possibili. Però più di tutto ci preme instaurare questa relazione di fiducia con le persone, questo ascolto attivo al quale ci sembra che loro stesso tengono molto, e soprattutto poi qualcuno col tempo comincia veramente a confidare che dei percorsi di autonomia, di crescita personale si possano instaurare. L'altro giorno pare che ci sia stato un caso di una persona morta probabilmente per Covid, questo è il racconto che ci hanno riportato, per cui hanno disinfettato e da quel momento sono spariti alcuni senza dimora, e appena l'altro giorno ne abbiamo incontrato soltanto uno o due. Di solito ce ne sono 3, 4, 5, 6 a seconda dei giorni. Poi frequentemente la polizia arriva e li allontana, per cui insomma è variabile il numero delle presenze. Un'altra azione è stata quella di implementazione dell'attività delle mense. Sono state coinvolte nel progetto 3 mense: la mensa del Boccone del Povero in via Pindemonte, il Donorione in via Donorione a Miraglio Rizzo e la mensa del San Carlo e Santa Rosalia a Piazza Rivoluzione. E queste mense durante la pandemia hanno dovuto rimodulare, riorganizzare il loro servizio. Non era più possibile in quel tempo di lockdown poter far entrare le persone, garantire il distanziamento e accoglierli dentro i locali per consumare il pasto. Si è pensato così di consegnare loro un pasto caldo, pronto, e la progettualità La Mia Casa è stata molto di aiuto proprio in questa fase nell'implementare i pasti a disposizione per ciascuna mensa del territorio. In quel periodo purtroppo alcune mense del territorio hanno sospeso temporaneamente il loro servizio. Quindi grazie al progetto abbiamo potuto anche aumentare il numero di pasti a disposizione per ciascuna mensa. Non sarei la persona che sono oggi se non avessi incontrato anche queste storie. Ripeto, dolorose, però ricche di una sapienza che a me sfugge. C'è una profondità di pensiero, di sensibilità in queste persone che mi restituiscono a me stessa, mi dicono chi è veramente l'uomo.